Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 941esima puntata di Eurotrack Simulator 2. Allora ragazzi, prima di tutto ricordatevi di farmi sapere, magari guardando un po' il video, come va, se ci sono problemi di lag come al solito, tutto quanto. Siamo con un DAFX F105 in Italia con la neve, perché mi sono stufato del Volvo che si impennasse, quindi ho deciso di cambiare. Siamo appunto in Italia, siamo al sud, siamo vicino a Napoli. Dovremmo essere da quelle zone. Dobbiamo andarci a scaricare comunque a Napoli, alla TE Logistica. Quindi siamo partiti da Palermo con questo carico di forcelle per moto, 160 quintali, sì, 160 quintali. È nevicato, come vedete anche in galleria. Io non ho sulle gomme da neve, quindi penso che la prossima cosa che faremo sarà... Tanto fatemi sapere se siete d'accordo con la moda della neve. Penso che una delle prossime cose sia mettere le gomme da neve su, perché non è molto sicuro andare in giro senza gomme da neve con un camion. Però vabbè, intanto ci proviamo. Ora, dato che non finora sono partito, mi ero fermato in una piazzola d'autostrada l'ultima volta. Sono partito direttamente da lì, non ho fatto alcun tipo di prova a vedere il frenata, non ho ancora frenato. Sono curioso di vedere. Ma cosa succedeva? Qualcosa. Sono curioso di vedere se metto il retarder. Magari mettiamolo nel rite, non in curva, che è davvero pericoloso in curva nel caso succeda qualcosa. Cosa succede? Beh, il retarder sembra nulla. Il forno motore sembra anche, eh. Cioè, non tende proprio a partire in nessun modo. Oh, ma ti apri, sbarra. Su, ci sono arrivato fermo contro. Perché in teoria dovrebbe cambiare anche leggermente la fisica. Leggermente, non di tanto. Proviamo a tirare un'inchiodata. Boh, forse un pochino cambia, sì. Non saprei dirvi. Allora, facciamo una pausa, perché in teoria non arriviamo. E facciamo... devo fare... Posso fare 45, quindi facciamo venire le 13.4. 13.5. Perfetto. Via. Allora, DAFX F 106 con il modello restyling. Grazie, molto gentile. Ma le ruote slittano, è un'impressione mia. Ma è la neve forse. 106 diciamo in versione restyling, come vedete. 530 il motore più potente che c'è, dato che oramai siamo diciamo abituati bene, abbiamo i soldi. Ho voluto prendere 530. Cambio automatico 12 rapporti. Ora non sono un esperto di DAF, quindi ci ho messo il 12 rapporti. In teoria ne ha 12, quindi non è un problema. Cioè dovrebbe essere giusto questa configurazione che ho fatto. Altro da dirvi al momento non ce l'ho. Non c'ho niente da dire, se non che appunto siamo in Italia. Adesso vediamo un pochettino. L'idea era di farvi uno speed track, che poi se il gioco andava a laggare come fa spesso, non so se lo sta facendo anche in questo momento o che cosa, sarebbe venuto male lo speed track lag, cioè peggio della puntata addirittura, quindi ho evitato. C'è una macchina ferma. Noi siamo a Pozzuoli e via. Qui io direi che possiamo ottenere questa velocità, dato che non è pericoloso. Basta solo accelerare un po' in curva. No, ma comunque lo vedo abbastanza normale. Non mi sembra stia ghiacciato in terra. Non ci sono problemi in teoria. E ho notato, non è la prima volta ora che ci penso, che le sbarre qua fanno fatica a aprirsi. C'è anche tipo, non mi ricordo, in Sicilia. Vedete? Ero in Sicilia, non mi ricordo più dove. Ho fatto una sbarra e non si è aperta. Sono arrivato proprio sicuro, convinto, e ci ho picchiato contro. Poi ho frenato all'ultimo, infatti danni non ne ho. Però come prima praticamente.
Quindi niente. Non so se è solo qua. Qua si vede che sta facendo sottosterzo. Quindi state attenti, perché in alcuni posti, anche prima della neve, ho notato questa cosa. Dai, Eurotrack, non cominciamo, per favore, ho appena cominciato a registrare. Perfetto. Qua c'è la Volvo. Non sono, credo, mai venuto a Napoli. Dai, Eurotrack, su. Non cominciamo a fare sti laggamenti che mi danno un fastidio immenso. Ok, TE Logistica, mi ricordo anche il logo, è questa qua, ora che ci penso. Ok, andiamo. Spero di dover andare dietro, che c'è più posto. Direi sì. Dove passa per di qua. Perfetto. Si passa vero di qua, sì. C'è un elettricista che sistema. Perfetto. Forse se fossi arrivato dall'altra parte era un pochino più comodo perché facevo la manovra guardando fuori, dato che dagli specchi, come sapete, si vede un po' poco su Eurotrack. Però vabbè. Eurotrack, ti riprendi, per favore? Sì. Ora dov'è il segno bianco? Super curiosità, è di qua o di là dei pallet? Ok, di là. Tutto bianco in terra con i pallet, è un casino. Ok, di qua un po' si vede, ma di là non si vedeva assolutamente niente. Perfetto, ora io mi metterò a caso vicino a questi pallet sperando che vada bene. Effettivamente non va troppo bene e non posso neanche farlo andare bene. Forse un leggero slittamento c'è. Non so se sono le marce corte, le prime marce corte o se slitta. Non saprei dirvi. Ho acceso le luci, sì. Tanto questo DAF qui dovrebbe avere l'opzione per avere. Ok, va bene. Se vuoi mi metto anche un po' meglio. Dovrebbe avere l'optional per i fari a LED. Ah, ok, non mi vuole più avanti, va bene. I fari a LED in teoria sono al contrario, perché gli abbaglianti dovrebbero essere sopra e gli anabbaglianti sotto, invece come vedete è il contrario. Cioè, dovrebbero, vi dico, non sono un esperto di DAF io. Però so che bisogna schiacciare invio per scaricare. Offerta di lavoro della compagnia. Ah! L'hanno tradotto. Con la patch, tipo dopo la patch che mettono le cose, traducono in italiano. Non è la prima volta che me ne accorgo. Allora, possiamo andare a Nizza, a Livorno, io ci andrei. Questo dov'è? Polonia, no? Firenze, anche a Firenze non è male. Roma, Vegettino. Ma non sono sicuro di riuscirci a fare entro oggi, però voglio provarci. Quindi abbiamo ricaricato già in automatico, in teoria. Sì, 160 quintali di grafite. Avremmo fatto di sicuro 45 minuti, ma forse anche un po' di più. Ci prepariamo da qualche parte e facciamo che fare la pausa da 11 ore, che tanto. Che giorno è? Venerdì. Beh, oggi qua. Non me l'aspettavo col rimorchio così. Ricordatevi che dobbiamo sempre fare il camion. No, non mi interessa l'offerta di lavoro, grazie. Dobbiamo sempre fare il camion da trasporto eccezionale. Perfetto. Beh, a sto punto non penso di cambiarle le gomme. Che non mi sembra un grandissimo. Un po' di slittamento c'è più del solito, ma sembra veramente niente di che. Questo mi fa passare? Sì. Grazie, molto gentile.
qui non c'è il dosso. Perfetto, era una griglia, era una finta. Ah, qui è per aggiustarsi. Beh, però le gomme da neve sulla neve ci vorrebbero, eh. Cioè, mettiamo lo stesso adesso. Mi dà fastidio perché poi fanno più rumore, fanno consumare di più. E non è che mi piaccia tanto questa cosa. Quindi, ok, andiamo qua. Allora, innanzitutto ripariamo il camion. Questo rimorchio l'avevo preparato per un altro camion, però... cioè, non mi ricordo perché cosa l'avevo preparato, però ce l'avevo lì e ho usato questo, perché comunque mi sta bene. Forse il colore è un pochino più bianco del bianco. Ah no, è questo qui che è un po' troppo poco bianco. Dovrei farlo così, in teoria. Ma scusa, mi spariscono i tubi se lo faccio... Sì. Ma facciamolo così. Ok, configurazione. Configurazione rimorchio. Ah, infatti. Non è configurazione rimorchio, questa è configurazione camion. Infatti prima l'ho visto, ora di nuovo l'ho visto. Ho detto qua c'è qualcosa che non cosa. Allora, noi servono delle gomme da neve. De c'è il disegnino della neve. Io vorrei proprio delle belle gomme da neve da scegliermele io con un bel disegno. Tipo queste sono delle belle gomme. Però misura ci vorrebbe uguale. Quindi barra 60. Sì. C'è un barra 60 da neve da qualche parte. 65 potrebbero. Vabbè, sì. 55, poi va tanto a barra 60. Perfetto, mi sembrano piccole lo stesso, sinceramente. Però me le faccio andare bene, facciamo finta che vadano bene. /80. Potremmo anche mettere queste, forse. Sì, ma con la riga bianca non mi piacciono. Questa hanno un bel disegno, Pirelli. Perfetto. Ah, B per... Scusa, ma le A? Ci esistono delle A? Sprinter, no? Queste qui sono le gomme dello sprinter. A ce ne sono? A. B... Ah, queste sarebbero perfette. No, queste qui sono giganti. No, a me stavano bene quelle che c'erano. Aspetta, dove sono finite adesso? Erano delle Pirelli, se non mi sbaglio, queste? No, me le sono perse. Queste? No, queste qui non sono da neve. C'è il disegnino della neve, se vi interessa saperlo, su quelle da neve. Queste? No. Queste sono belle, anche non, se non sono da neve. Hanno un bel disegnino sopra. Erano queste. 315/70, io cosa monto? Dove sta scritto quelle che c'ho io? Dovrebbero essere qua in cima. No, /80. Queste. Ah no, avevo detto queste no. Yokohama. Bridgestone. Ma sì, andiamo su queste Bridgestone. No, però queste sono C, io cioè vuole B. Interessano un po' meglio. Pirelli, queste qua. E davanti che cosa abbiamo? B anche davanti. Si potrebbe optare per qualcosa di più. Di più. Però non ho voglia di perdermi quelle che mi sono trovato. Quindi me le terrei. Adesso non ritrovo più. Ma perché? Erano barra 60. Queste sono 70, 70, 80, 80, 55. Faccio prima a guardarle così. Queste erano probabilmente. No. No, perché il camion sta impennato, non erano queste. Queste mi vanno bene. Non sono le sue, però. Mi sembrano tanto piccole. Boh, mi vanno bene. Quindi ora non avrei voglia di riconfrontarle con le altre.
Ma dovrebbero essere leggermente più rumorose. Accendiamo tutto. Però tenere un po' meglio. E se tanto mi dà tanto, dovrebbero anche far consumare di più. Si vede che sono piccolissime ste ruote, ma non vanno bene. Perché ci scrivono una misura se poi sono diverse? Questo vorrei proprio saperlo. Allora. Così e così. Ora partiamo. Vedete, queste qui sono più piccole rispetto a quelle. Ok, allora io faccio così. E ora le prime che troviamo che ci piacciono le mettiamo. Queste sono grandi uguali. Sono tutte grandi uguali, sono. Ci mettiamo le barre 80. Ah, ma ho riscritto 60. Sono un po' pirla, a dire il vero. Queste, se no queste. Queste qui sono giganti, però. Ma perché non ci sono un paio di gomme che vadano bene? Ma è possibile che non ce n'è veramente di gomme adatte? Queste no, queste no, queste no. Queste. Metto queste. No, che brutte. Non mi piacciono. Qua. No. Qua. Cioè, senti. Pirelli Triathlon mi vanno più che bene. Non ho voglia di passare una puntata a cambiare gomme. Fanno schifo, ma mi vanno bene. Ok. Ancora, ora è acceso. Spento, no, sì, solo la chiave girata. Non me ne frega, voglio far scaricare la batteria. Allora, sono le 15. Voglio partire domani alle 4. 12 ore di pausa le abbiamo fatte. Ah, pensavo che la cromatura fosse così luminosa. Qui non è proprio bello, perché ci sono le piante da uscire. Ora tocca un po' a me. E qua ci si dice spugli. Non è che hanno fatto proprio una gran cosa a metterli. Cioè io parlo di realtà, nel gioco meglio, sei un pochino più curato, sempre. Va bene. Tra l'altro, strabello sto posto. Siamo usciti dall'autostrada, azienda da scherzo. Sì, forse queste tengono un po' meglio, effettivamente. Uscita dall'autostrada, casello, rotonda. Fai poca strada e scarichi. Faccio un giro di rotonda, va. Sono tenuto troppo stretto. Sì, queste sembra che tengano. Ora non so quanto, Ho fatto una rotonda da ammazzarmi lì. Cioè, non fate le rotonde così perché in realtà non vanno bene. Allora, ci fermiamo nel casello perché sappiamo che tanto bisogna farlo. E ancora. Vedete, io lo odio quando tira. Si è addirittura spento. Come si sa? Come, perché non si sa? Cosa fa questo? Cambia là. C'è un posto da fermarsi poco più avanti. Oh, spero di sì, se no finisco la puntata così. Roma. Tira questi legamenti e tipo, lui va avanti senza frenare. Io mi trovo male perché voglio frenare e lui non frena. Non capisco bene neanche il perché me lo faccia, veramente. Non ci sono errori. Poi mi metto in folle. Ormai Eurotrack non mi va più bene da registrare. Cioè, lo vedete anche voi. No, non è più possibile registrare. Dovrei togliere le mod. A me le mod non mi va di toglierle, quindi non lo registro più. Per questo che non porto più le puntate come una volta tutti i giorni. Ogni tanto ne provo qualcuno, ne porto qualcuno giusto per, finché non trovo una soluzione. Che, ah, volevo fermarmi qua. Che non troverò, però se prima o poi troverò qualche soluzione, ben venga. Ma vi dico già che non la trovo. Ho sbagliato, ci siete già che sta, volevo vedere. Gli abbaglianti non sono male, forse sarà perché ci sono queste quattro lucine sopra. Sembra strano. Allora, se i cartelli mi avvertissero che c'è un'area di sosta tipo questa, ora mi ci fermo.
Sono arrivato un po' forte, dire il vero. Sapete, adesso mi funziona di nuovo quello dei freni, che mi dice il LED non ha di luce di posizione lì sto camion. Ma sei serio? Ma vabbè. Facciamo così. Mi funziona di nuovo quello che mi dice la temperatura dei freni con il LED sul 27. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da, è tutto. Ciao a tutti.